L'altro giorno siamo entrati in una vera e propria guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. L'importo complessivo delle merci sotto dazio ammonta a 34 miliardi di dollari. La mossa è di Trump che ha messo diciamo sotto dazio, che ha provocato un incremento, che ha applicato un incremento dei dazi molto forti sulle importazioni di prodotti cinesi che riguardano i prodotti della digitalizzazione e che riguardano l'industria high-tech, che sono esattamente due dei settori su cui l'America vorrebbe crescere attraverso domanda interna. La risposta da parte della Cina è stata molto forte, ha incrementato dazi su merci che riguardano whisky, auto, che riguardano anche carne, soia, per un ammontare complessivo esattamente pari a 34 miliardi, quindi diciamo azione e reazione. La controrisposta già annunciata da Trump è quella di estendere l'area di assoggettamento ad un incremento dei dazi addirittura praticamente all'intera volume delle importazioni americane dalla Cina che al 2017 ammontava a 505 miliardi di dollari. Naturalmente la Cina ha risposto dicendo che farà la stessa cosa, l'importazione delle merci americane in Cina è molto più bassa, parliamo di 130 miliardi di dollari. Allora, questo sta scatenando una reazione a catena che sicuramente trascinerà anche altri paesi in questa guerra, ma vediamo di capire anzitutto perché si scatena questa guerra e dove potrà condurre questa guerra. Le ragioni di questa guerra commerciale vanno, diciamo, comprese alla luce del problema strutturale che gli Stati Uniti hanno da sempre, potremmo dire, cioè il finanziamento del deficit commerciale. Dobbiamo capire che nei 15 anni che vanno dall'anno 2000 al 2015, per dare un esempio, gli Stati Uniti hanno accumulato un deficit commerciale, quindi un sbilancio commerciale dato dalla differenza fra importazioni ed esportazioni pari a 8.600 miliardi. Se lo dividiamo per 16 sono circa 540 miliardi all'anno. Tale è la media del deficit commerciale che anno per anno gli Stati Uniti maturano verso il resto del mondo. Quindi importano più merci di quelle che esportano mediamente per oltre 500 miliardi di dollari. Circa il 50% di questo fabbisogno di importazioni nette è stato finanziato sinora, quindi è stato, diciamo, fornito dalla Cina. Naturalmente la Cina non è l'unico partner commerciale, ce ne sono altri, per esempio il Giappone, ci sono anche prodotti, diciamo, da parte dell'Europa, tra cui anche la Germania. Ma la Cina è stato storicamente il partner, più importante. Come hanno potuto gli Stati Uniti finanziare, quindi consentire questa procrastinare, diciamo, di situazione di allargamento del deficit commerciale, beh, lo hanno fatto tramite lo strumento monetario, che è appunto il quantitative easing. Nel periodo che va soltanto dal 2007, quindi dopo la crisi, diciamo, no? Il grande credit crunch che ha investito il mondo 2007 e 2008 con il fallimento di Lehman Brothers, dei grandi colossi americani, fino ad oggi, la Federal Reserve ha iniettato nel sistema 4.500 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali hanno fatto crescere il debito pubblico americano, quindi hanno consentito l'emissione di titoli obbligazionari sottoscritti un po' da tutti e soprattutto dai paesi, diciamo, da grandi paesi come appunto Cina e Giappone. Tanto per dare un numero, ad oggi il debito pubblico americano complessivo ammonta a 21.000 miliardi di dollari. Di questi, circa 6.000 miliardi sono detenuti all'estero, quindi da dei soggetti bancari o individuali o comunque istituzionali non residenti nel territorio degli Stati Uniti. Di questi 6.000 miliardi, il 40%, quindi oltre 2.500 miliardi, erano detenuti da due paesi in particolare, che sono Cina e Giappone. Quindi è chiaro che Cina e Giappone rappresentavano al tempo stesso sia dei creditori verso il tesoro americano che dei fornitori di merci. Quindi, detto in soldoni, il deficit commerciale americano è stato per tanti anni, diciamo, gestito attraverso uno scambio di beni contro debito. Cinesi e giapponesi fornivano beni e servizi, che è esattamente, diciamo, circa oltre il 50% del deficit commerciale, quindi del fabbisogno, dell'approvvigionamento
di beni e servizi dall'estero da parte americana, la quale ripagava questa parte con delle obbligazioni, quindi con del debito. È chiaro che tutto questo è stato possibile perché il dollaro era la valuta di riferimento per gli scambi commerciali. Siccome il dollaro veniva accettato da tutti, naturalmente gli americani potevano, diciamo, in sostanza pagare le importazioni tramite degli strumenti di debito. Bene, nel 2016 e 2017 accade un fatto molto importante. Cina e Giappone annunciano la decisione di cominciare a ridurre le scorte di dollari, sotto forma naturalmente di obbligazioni governative. Quindi in sostanza dicono basta. Chi alza la voce più forte tra i due è la Cina, che è appunto dei due quello che deteneva la maggiore quantità di obbligazioni in dollari, e quindi dicono noi da oggi in poi non accumuleremo più, anzi cominceremo a dismettere obbligazioni e quindi in sostanza ci smarchiamo da questo gioco, fornire esportazioni agli Stati Uniti in cambio di ulteriore debito americano. È chiaro che questo fa saltare il tavolo perché pone forte all'America il problema di sostituire due partner commerciali, nonché finanziari così importanti, con altri. Questa considerazione di per sé spiega sicuramente buona parte del riorientamento della politica estera americana alla ricerca di nuovi partner, tra i quali potremmo sicuramente collocare anche la Corea del Nord, così come altri paesi. Ma in modo particolare spiega più di ogni altra cosa la recente svolta che alcuni hanno chiamato antiglobalizzazione di Trump. Trump non è orientato, non è guidato da un desiderio, da una lettura, diciamo, romantica o etica o ideologica, diciamo, del problema, bensì da una visione molto pragmatica. Il problema di Trump è di trovare di dover gestire un deficit commerciale che qualcun altro non è più disponibile a prendersi sulle spalle. Quindi la decisione di imporre dazi doganali, ben sapendo che ciò scatena una guerra commerciale, è stata una decisione forzata, perché imporre dazi doganali vuol dire puntare sullo sviluppo di una domanda interna, vuol dire convincere gli americani, portare gli americani a importare meno merci dall'estero e quindi utilizzare maggiormente beni di produzione interna, anche quando questi evidentemente hanno un prezzo, comunque un rapporto prezzo-qualità peggiore rispetto a quello dei prodotti che si possono importare da altri paesi. Quindi la politica dei dazi doganali, la guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti verso la Cina è la risposta degli Stati Uniti alla decisione della Cina di cominciare a uscire dall'area di influenza del dollaro, di ridurre la detenzione di obbligazioni americane e quindi di smarcarsi dal ricatto commerciale finanziario, fornire esportazioni agli Stati Uniti in cambio del accumulo di debito americano. Questa situazione nuova ha un effetto decisivo sugli equilibri internazionali, fino al punto da mettere in discussione il processo di globalizzazione come l'abbiamo conosciuto sinora. Un processo di globalizzazione che ha visto il dollaro al centro, gli Stati Uniti al centro di accordi multilaterali con tutti gli altri paesi e tutti gli altri paesi in qualche modo a portare sulle spalle una pro quota del fardello del problema americano, che è appunto il debito e il deficit commerciale, che tradotto in parole più povere vuol dire consentire agli americani di vivere al di sopra delle proprie possibilità, andando a finanziare naturalmente l'industria bellica, andando a finanziare tanti altri tipi di industrie a scapito appunto di quelli che sono i bisogni primari della popolazione soddisfatti appunto tramite le importazioni. È chiaro che in questo arresto del processo di globalizzazione genera tutta una serie di conseguenze, diciamo, sotterranee. Una delle più importanti sicuramente riguarda la de-dollarizzazione del mondo. È evidente che tutta una serie di paesi cominciano a ragionare sul fatto che il dollaro non sia più la valuta necessaria per competere nei mercati internazionali, ma che si possa andare verso un'ottica di paniere di valute. In questo paniere sicuramente possono trovare spazio altre valute, tra le quali, diciamo, sicuramente primeggiano l'euro, la sterlina e di recente anche il renminbi, cioè la valuta cinese. Questo perché 2 anni fa, non a caso, coerentemente con la decisione di politica, diciamo, valutaria per quanto riguarda le obbligazioni americane, di
aspettative di una guerra commerciale verso gli Stati Uniti, la Cina, attraverso la Bank of China, ha deciso proprio, ha annunciato il fatto che avrebbe cominciato e ha cominciato una modifica sostanziale della politica, diciamo, valutaria. Cosa ha fatto sostanzialmente la Banca Centrale Cinese? Ha detto che dal 2015-16 in poi non, diciamo, interverrà più sulla libera circolazione dei capitali, cioè lascerà che i capitali circoleranno, non interverrà più sul cambio, quindi lascerà eventualmente che il cambio oscilli, a favore di che cosa? Della terza gamba, della terza leva di manovra che una banca centrale ha, che è l'offerta di moneta. Quindi la Bank of China ha seguito la politica prima della Federal Reserve, poi della Bank of England, poi della BCE più recente, di fare questo quantitative easing. È chiaro che l'obiettivo della Banca Centrale Cinese era ed è quello di diffondere la valuta cinese e cercare di soppiantare, di sostituire almeno in parte il ruolo del dollaro come perno valutario negli scambi internazionali. Ecco, le opportunità, stavo dicendo, la partita si riapre per molti aspetti. Tra le evidenze importanti che sottolineerei, vorrei menzionare che un mese fa circa il Tesoro russo ha deciso di dimezzare le riserve in dollari, scendendo da 90 e passa miliardi di dollari a circa 50. Questo è un altro segnale importante del fatto che la Russia si è avvicinata sicuramente all'area di interesse appunto cinese ed in questo senso, immaginando uno scenario multipolare anche dal punto di vista valutario, non ha più l'esigenza di detenere il dollaro. Quindi un'altra spinta verso la de-dollarizzazione, diciamo, degli scambi internazionali. Abbiamo già delle evidenze molto ampie che alcuni scambi sul mercato petrolifero vengono ormai regolarmente, diciamo, chiusi, quindi completati, quindi pagati in euro. Abbiamo il Giappone che sta siglando un accordo di libero scambio con l'Unione Europea. E questa è un'altra mossa che sicuramente non fa piacere all'economia americana, e abbiamo direttamente la Cina, appunto, che sta muovendosi molto bene sullo scacchiere dell'Est Europa con accordi importanti con paesi come Bulgaria, Ungheria, Grecia, ai quali ha proposto in sostanza l'attivazione di un processo di investimento e di esportazione in Cina, quindi di assorbire, diciamo così, le esportazioni di questi paesi, consentendo a questi paesi una buona ripresa, un buono sviluppo, diciamo, della propria domanda interna, della propria, quindi, industria nazionale, e a favore appunto di accordi in cui la Cina possa anch'essa appunto esportare e quindi crearsi mercati di sbocco. Perché è chiaro che l'export cinese, che non va più in America perché la Cina non vuole più ricevere in pagamento sostanzialmente obbligazioni americane, deve essere ricollocato in altri paesi. Quindi, in questo scenario, la Cina anche, ha appunto annunciato che l'interesse di fondo verso il sistema Europa è quello di un'Europa unita forte e addirittura di un euro forte. La ragione per cui la Cina preferisce un euro forte ad un euro, diciamo, frantumato è che nel mercato internazionale le valute hanno un senso, possono essere stabili se in qualche modo si rapportano l'una con l'altra. In questo momento l'interesse della Cina non è di sostituire il dollaro in uno scenario monovalutario, cioè di essere quello che era il dollaro di 30 anni fa, l'unica valuta di riferimento, ma l'interesse della Cina è quello di entrare in un paniere con la sua valuta nazionale assieme ad altre valute, tra cui sicuramente il dollaro, la sterlina, l'euro, appunto, e questo consentirebbe appunto alla Cina di espandere i propri commerci, affermare la valuta domestica come valuta di scambio internazionale senza che questa valuta si apprezzi pericolosamente. Ricordiamo che le guerre valutarie sono sostanzialmente guerre a ribasso del cambio, cioè i paesi vogliono sì che la propria valuta si affermi, naturalmente, questo vuol dire avere dei grandi benefici come gli americani hanno avuto per decenni dopo la seconda guerra mondiale, potendo appunto pagare le importazioni con debito americano, ma non vogliono che la valuta si apprezzi, perché se si apprezzasse, naturalmente le esportazioni sarebbero, diciamo, svantaggiate. Quindi in questo rimescolamento di carte abbiamo da un lato un'amministrazione americana che punta e scommette soprattutto sulla disgregazione o sulla frammentazione per sottocomponenti dell'Unione Europea, puntando a minare alla base, in modo particolare,
la Germania, perché la Germania con la Cina e con il Giappone sono i tre paesi con i quali ha un interscambio molto importante commerciale e finanziario, mentre abbiamo dall'altra parte una Cina che punta sulla coesione dell'Europa perché appunto preferisce avere un euro di riferimento forte in funzione anti-dollaro. In questo scenario le scelte dell'Italia e del governo italiano potranno essere determinanti perché finalmente si colga l'occasione storica di uscire dal predominio del dollaro a livello mondiale e di tutte le conseguenze che ne derivano, sia commerciali che militari.